Voglio sentire, Sileri, ma lei che si occupa di sanità ed è vice ministro della sanità, non è preoccupato? Perché la domanda di Telese è sacrosanta, ma la risposta di Cagnoni mi sembra altrettanto. Cioè, se 0,50 è il prezzo massimo che è sul mercato, saremo 5, 6 inondati di volte di mascherine. più. Mi permetta di dubitare, perché fino ad oggi mi sembrava che l'approvvigionamento delle mascherine, anche quelle non chirurgiche, fosse un po' un problema. Mi dica, Sileri, poi però la voglio sentire su un'altra cosa, cioè sui Allora, test. un punto fermo è che Arcuri ha detto in arrivo un prezzo massimo di 50 centesimi e ha già fatto presente che potrebbe esserci un ristoro per chi le ha pagate di più e ha anche sottolineato il fatto che presto avremo la possibilità di produrre 25 milioni al giorno, il che significa che vi sarà ampia disponibilità. E poi vedremo i prossimi giorni quello che accadrà. Una cosa è certa, non è possibile che si vada a comprare delle mascherine a un prezzo 10 volte Certo. che era quello iniziale o anche 15 volte. Questo non è accettabile anche perché la mascherina diventerà il nostro kit quotidiano per andare al Esatto. lavoro, dovrà essere comprato dalle aziende, dovrà essere comprato da noi, quindi la disponibilità dovrà essere massima. Sileri, le voglio fare tante domande, la prego di riuscire a rispondermi se ci riesce, ovviamente su alcune cose. Prima domanda fondamentale a beneficio di coloro che sono a casa. Lei ha avuto la malattia, l'ha passata. E ha fatto un test sierologico, le hanno tolto il sangue e hanno fatto un'analisi su queste famose ICG, cioè gli anticorpi neutralizzanti. Questo la rende immune, sì o no? Questa è la prima domanda, non vale tanto per lei, ma per capire per gli italiani se e quando faranno il test. La rende immune, sì o no? Allora, sicuramente vi è un'immunità, non sappiamo quanto dura questa immunità perché il virus circola nel nostro pianeta da pochi mesi, quindi questa immunità potrebbe non essere duratura, il test andrebbe ripetuto nel tempo e valutare Ma se di gli quanto tempo anticorpi sono minimo si ancora può presenti. immaginare? Quanto tempo minimo si può immaginare? Perché dopo 2 giorni se ne va via l'immunità o dopo 6 mesi? Cambiano le cose. Guardi, cambiano, purtroppo però è difficile dirlo perché c'è una variabilità da soggetto a soggetto. Per farle un esempio, una mia collega infermiera, risultata positiva, mi ha scritto pochi giorni fa, aveva gli anticorpi, quando li ha ripetuti non vi erano più. Quindi è possibile che in alcuni soggetti durino meno del previsto, meno di quanto sono durati a me. Però allora lei sta dicendo in questo modo che i test a che cosa servono? Sicuramente sai se hai incontrato il virus. Se hai incontrato il virus e hai il test positivo, o meglio, hai le immunoglobuline, sicuramente hai un'immunità temporanea. Sicuramente se hai un test rapido positivo fai il tampone per capire se hai ancora il virus con te, ma non credo che possano dare una patente di immunità per la quale poi sei abile e ruolabile a far tutto, almeno nel lungo tempo. Quindi le aziende, ma anche i comuni o le regioni che fanno questi test, fanno bene a farli o no, secondo lei? Fanno certamente bene, purché il test sia validato. Avete visto, è stata fatta una gara, 150.000 cittadini ne beneficeranno, ma molte regioni sono partite sempre con dei test che hanno validato in loco, la regione Lazio 300.000, sappiamo la Lombardia, la Liguria, il Veneto. Questo consentirà di scremare, come diceva il professore Galli prima, quella quota di popolazione, farlo ad esempio agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine, farlo ad esempio ai contatti stretti di persone che erano positive e che non hanno fatto il tampone, capire quanto è permeato il virus all'interno di certe categorie di persone che lavorano in certi ambienti, certi paesi e quant'altro. C'è ancora Però un. una volta che è stato trovato un positivo, dovrà fare un tampone per essere sicuri che non abbia ancora il virus in sé. Perché questi test fanno vedere soltanto gli anticorpi. Un certo tipo di anticorpi può far sembrare che ci sia la malattia e quindi il tampone è l'unico che fa vedere la presenza in gola o nel naso attraverso quel tampone se la malattia è in Ma corso. posso fare una domanda a Sileri? E vai, vai. Perché io non ho capito una cosa, ma magari è una mia Vai, vai. mancanza. La famosa app per il tracciamento, se capisco bene, ha bisogno di una grossa mole di dati per funzionare, perché nella sostanza bisogna che ciascuno di noi, diciamo, con la propria app sul telefonino, sia portatore di dati che hanno a che fare col nostro stato di salute, col fatto che appunto abbiamo incrociato il virus e quindi possiamo, il nostro telefonino può dirci dove siamo stati, se siamo stati positivi, altri possono saperlo ed evitare. Ma
questa mole di test che sono necessari per far funzionare l'app, voi l'avete messa in cantiere? Ci sarà? Perché lei sa benissimo che uno dei drammi della fase 1, se la vogliamo chiamare così, è stata la difficoltà di tanti italiani a fare un tampone. Ora questi italiani si chiedono, ma se noi il tampone non ce l'hanno fatto nel momento drammatico in cui magari ci avevamo anche un familiare, ma dobbiamo sperare che ce lo facciano dopo e che quindi questo serva anche per la famosa app o per altri meccanismi, oppure si andrà avanti come prima? Allora, non dobbiamo considerare l'app come singolo per fare il tracciamento o trovare i positivi. L'app fa parte di un sistema che è ovviamente la medicina preventiva, il tampone, il test serologico, nell'app. No, no, non trovare un positivo, clinico, sapere se si è entrato in contatto con un positivo, no? È corretto, giusto? Sapere se vi è entrato in contatto a positivo, questo dovrebbe però servire. Considerate che dovrebbe servire indirettamente, una volta che uno ha risultato positivo, a trovare coloro che sono stati entro il metro e mezzo, entro i due metri, e quindi dire quello ti è stato vicino per questa durata di tempo, quindi attento perché potresti essere positivo anche tu. Ma attenzione, l'app da sola non può funzionare se intorno a questo non costruisci anche un percorso diagnostico. Ultima domanda. Con i medici, è quello che le chiedevo, scusi, ma il percorso diagnostico che non si vede. Io questo l'ho capito, che l'app da sola non funziona. Devono essere rafforzati tutti diciamo, i servizi territoriali, si stanno facendo. Un esempio per tutti saranno le USCA per 13 regioni, ad esempio. Vai Luca, l'ultima domanda a Sileri, perché poi voglio farvi vedere una questione sulle app. Forza. Io ancora non ho capito, perché finora è la domanda dei cappellini rifatta in maniera ancora più stringente, perché mi pare un po' l'abbia dribblata. Non si arrabbi, sottosegretario, ma il tema è: fase 1 non funziona perché non ci sono mascherine e tamponi. I tamponi vengono negati perché non ci sono. Si dice, o anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le mascherine non servono, invece servivano. Ora la domanda è, non se è giusto che ci siano, ci sono i quantitativi necessari per applicare questo screening sul territorio? Ci sono di mascherine, di tamponi e di test? Quando? Allora, per quanto riguarda le mascherine è stato per quanto riguarda le mascherine è stato detto che la produzione giornaliera di 25 milioni al giorno verrà raggiunta, e quindi le mascherine il problema sarà superato. Per quanto invece riguarda i tamponi, basta controllare sul sito della Protezione Civile e vedete che la consegna di tamponi e reagenti è aumentata esponenzialmente nelle ultime settimane, e quindi si è provveduto a colmare quelle che erano le carenze. Tre giorni fa a Bergamo se ne facevano 300. Oggi ancora... Lo sa? Tre giorni fa, non 100 anni fa, a Bergamo se ne potevano fare massimo 300 in uno degli epicentri. Ora è salita questa disponibilità? Sì, ma ragazzi, la disponibilità è salita, ma io non sono preoccupato solo dei tamponi. Le dico la verità, sono più preoccupato dei servizi territoriali che non sono omogenei, spesso anche nella stessa città. Io non riesco a capire, sono però. Sono preoccupato della carenza di. Io non riesco a capire, mi scusi se interrompo tutto, perché poi voglio subito far vedere un pezzo di Luca Donadelli sulla questione dell'app e salutare il ministro. Però, ministro, c'è una cosa che... Allora, diciamo che ci crediamo alla cosa di Arcuri, crediamo a tutto alle buone intenzioni, anche se diciamo che il track record, cioè tutto quello che è successo fino ad oggi, ci fa essere almeno un po' in dubbio. Però io una cosa non riesco a capire: ma perché non mettiamo anche i privati, le cliniche private, i laboratori privati, le aziende private che se le comprano? Cioè, se la logica è che c'è uno che decide il prezzo massimo all'Arcuri, al commissario centrale, come dice Cagnoli, del 1922, ma perché non ingarelliamo tutti quanti? Perché non facciamo fare a tutte le aziende che vogliono i loro e li certifichiamo a tutti? Gliela faccio questa domanda perché secondo me sarebbe rivoluzionario. Fatela fare a tutti. Qua a Mediaset, quando entriamo, siamo obbligati ad avere il termoscan, la mascherina e i guanti. E voglio dire, tutte le aziende si arrangiassero per poter lavorare bene. Si può o no? O anche con dei privati, non si può? Ma io sono di questo sono pienamente d'accordo, e lei lo sa perché già un mese fa criticai il fatto che tutto doveva arrivare all'Istituto di Sanità. Quindi secondo me più laboratori fanno i test e meglio è, purché siano validati e purché vi sia un percorso e un protocollo dietro validato. Un po' veloce magari, centro, perché non è che puoi fare i testi. Grazie al viceministro. Grazie al viceministro Sileri. I dubbi